Ciao, in questo video vi parlerò di un argomento che a noi ciclisti non piace tantissimo, ma che però è fondamentale, ovvero lo stretching. Partiamo dall'inizio, ovvero capire su che cosa agisce lo stretching. Allora, lo stretching è una modalità di allungamento a livello sia del muscolo che della fascia connettivale, ovvero, vi spiego meglio, esiste il muscolo e poi una sorta di foglietto che avvolge tutto quanto il muscolo e collega un muscolo all'altro, quindi creando delle catene, ma anche il muscolo all'osso, l'osso agli organi interni, ai visceri, qui crea delle sorte di catene fasciali. Ecco, lo stretching va ad agire sia sul muscolo vero e proprio, quindi sulla fibra che si contrae, ma anche sulla parte connettivale fasciale. E come agisce? Sostanzialmente migliorando la estensibilità dei tessuti, quindi un muscolo che è sottoposto spesso a degli stimoli in allungamento riuscirà più facilmente a raggiungere una maggior lunghezza. Questo perché ci interessa? Perché è importante? Vi dicevo, primo come prevenzione degli infortuni, perché un muscolo più rigido è di solito più soggetto a andare incontro a crampi, contratture, ma anche lesioni muscolari, quindi questo bisogna fare molta attenzione. Ma in secondo luogo è importante anche per la capacità di contrazione del muscolo stesso. Vi faccio un piccolo esempio. Allora, immaginiamo che questo elastico qua sia il nostro muscolo. Se noi partiamo da una condizione di allungamento parziale, vediamo che il nostro muscolo può contrarsi fino a un certo punto. Se noi partiamo da una condizione di maggior allungamento, avremo la possibilità di effettuare una maggiore escursione, quindi la contrazione sarà maggiore per un tempo maggiore. Se noi invece partiamo da un allungamento minimo, quindi un muscolo molto corto, molto rigido, la sua capacità di contrarsi, quindi di accorciarsi, sarà ridotta e quindi riusciremo a esprimere meno forza per minor tempo. Per questo è molto importante, anche dal punto di vista della performance, effettuare lo stretching per partire da una condizione di allungamento che permetterà al muscolo di accorciarsi e quindi contrarsi in maniera adeguata. Ora, dobbiamo capire, adesso che abbiamo visto perché è importante fare stretching, dobbiamo capire come farlo. Allora, da questo punto di vista ci arriva in aiuto una revisione sistematica della letteratura scientifica effettuata nel 2013, che ci dice tutte quante le modalità con cui noi possiamo fare stretching. Innanzitutto la più conosciuta è lo stretching statico, ovvero dove noi ci mettiamo in una determinata posizione che allunga il muscolo e manteniamo la posizione. Su questa modalità c'erano alcuni dubbi su, ad esempio, quanto tempo mantenere la posizione di allungamento. Ebbene, è stata fatta chiarezza su questo aspetto ed è stato visto che il tempo minimo per ottenere un allungamento effettivo delle fibre muscolari e del componente fasciale è di almeno 30 secondi. Quindi le indicazioni sono di mantenere sostanzialmente l'allungamento, la posizione di allungamento, tra i 30 e i 60 secondi almeno. Oltre non fa male, però abbiamo già ottenuto, si ottengono dei miglioramenti minori rispetto a quelli che si ottengono nel tempo precedente. Se si tiene invece meno di 30 secondi, il muscolo non ha il tempo di adattarsi fondamentalmente alla nuova lunghezza e quindi è come se non avessimo fatto nulla. Altra cosa importante, mi raccomando, quando si fa stretching non bisogna molleggiare, tipo quando si appoggia e si va lì cercando di andare a allungarsi per raggiungere la gamba e si molleggia, in realtà quello lì non serve assolutamente a nulla perché va a sfruttare le proprietà elastiche del tessuto connettivale fasciale e non va ad allungare il muscolo. Quindi questa qua è la modalità di stretching statico, poi esistono altre modalità di stretching come lo stretching balistico, quello dinamico, che sono un po' più complesse e magari riguardano un po' meno noi ciclisti. Ora, perché è davvero fondamentale lo stretching anche per noi ciclisti e quali sono le correlazioni ad esempio con la posizione in bicicletta? Allora, ve lo spiego brevemente. Quando noi siamo in bicicletta abbiamo sostanzialmente
una posizione del busto protesa in avanti, quindi in flessione del tronco. E al punto morto inferiore la nostra gamba è quasi distesa, non è completamente distesa, ma comunque il nostro ginocchio, l'angolo del ginocchio dovrebbe essere intorno ai 145-150 gradi. In questa posizione qua, in particolare la muscolatura posteriore della gamba è messa in tensione. Se noi abbiamo un muscolo rigido, accorciato, che non ci permette di estendere completamente la gamba, che cosa succederà? I muscoli posteriori cercheranno di tirare sulle inserzioni e quindi in particolare sul bacino, che tenderà a ruotare all'indietro, e questo ci farà ingobbire ad esempio in bicicletta. Se invece noi abbiamo una buona estensibilità di tutta la muscolatura posteriore, avremo la capacità di ruotare in avanti il bacino e quindi estendere correttamente la gamba mantenendo una buona posizione del busto, del tronco. Questo è solo un esempio, però se ne possono fare molti altri che riguardano ad esempio la parte anteriore per quanto riguarda lo psoas, il retto femorale, oppure anche a livello delle spalle, del busto. Ad esempio la posizione in bici tende spesso a farci chiudere perché siamo appoggiati appunto sulle leve del manubrio e quindi tendiamo spesso sotto sforzo a chiuderci con le spalle. Questa cosa qui va in realtà a creare una maggiore difficoltà a livello respiratorio perché non abbiamo la possibilità di espandere la gabbia toracica. Se noi manteniamo sempre una posizione di chiusura e non allunghiamo mai la muscolatura, ad esempio del pettorale, del bicipite, noi manterremo sempre questa posizione e avremo maggiore difficoltà nella respirazione in bicicletta. Quindi è fondamentale per diversi aspetti, sia per fare prevenzione a livello degli infortuni che per migliorare la performance. Quindi mi raccomando, non siate pigri e fate stretching tutti i giorni. Allora, se vi è piaciuto il video, spero che possa interessarvi come argomento, e lasciate eventualmente un commento o un mi piace, e ci vediamo la prossima settimana. Un saluto a tutti.